Questo è il laccio che ci annoda alla verità delle cose dal fondo, che non è in gioco innanzitutto e direttamente un buon andamento della società, una possibilità di convivenza più umana, una collaborazione a cambiamento verso il giusto delle cose, una liberazione dalle angherie del potere, dalle menzogne coperte di violenza. Non è questo. Perché se fosse direttamente questo, potremmo inventare un partito. Comunque, il nostro movimento ha immediatamente e direttamente un altro scopo: mettere in gioco noi stessi, la nostra persona. Scusate, non esiste una cosa più umanamente sconvolgente e vera di questa. Niente di più ovvia umanamente, ma di più sconvolgente di questa frase di Cristo. Che gioia! Se realizzi tutto quello che ti viene in mente, se ti prendi tutto il mondo, dici, e poi smarrisci il significato di te stesso, perdi l'anima tua. O che darà l'uomo in cambio di se stesso? L'affermazione di un'ideologia, una posizione dialettica nella società, una rabbia sfogata con pugno, con morto, una violenza carnale. Un accumulare ore e giornate di comodo. O quella curiosità del sapere che quando è intelligente non può che diventare o rabbia o spasimo per la sproporzione sempre più evidente del mezzo all'oggetto della propria mente. All'enigma della realtà, che giova all'uomo prendere tutto il mondo se poi perde se stesso? O che darà l'uomo in cambio di se stesso? Questa è la prima parola. L'abbiamo nominata 4 anni fa, per la prima volta, facendola diventare uno dei termini usuali da allora. Autocoscienza. Il termine non è molto poetico, è preciso. Coscienza di sé. Sentimento della irriducibilità di sé. Che darà l'uomo in cambio? Il sentimento della irriducibilità di sé. Perché non esiste, che cosa esiste? Che cosa esiste di più evidente quando pronunciassimo la parola io con un minimo di tenerezza attenta? Che cosa c'è di più evidente che pronunciando questo io, uno afferma
sente da afferrare, percepisce da affermare una realtà irriducibile, non esiste altro che potrà nominarsi con quella parola. In tutta la storia di ieri, di oggi e di domani, nell'eterno. Guardate che la novità della vita è in proporzione del maturarsi di questa coscienza di sé, di questo sentimento di sé, di questa, di questo sguardo e gusto di sé. Per favore, ma comprendiamo che il soggetto, vale a dire ciò da cui scattano, scaturiscono, da cui prendono consistenza, da cui prendono volto tutte le cose, vale a dire tutti i rapporti, cioè tutte le azioni, tutti i movimenti, è questo io. C'è una legge che dovete segnare, una legge di questa autocoscienza, della vita, di questa autocoscienza, di questo io, di questa persona che sono io. E non c'è prezzo per questo io. Come diceva Pascal, cos'è questa persona? Un punto invisibile dentro l'enormità dello spazio. Ma se lo spazio tutto, se tutto il mondo si precipitasse addosso a me, a questo punto effimero, dentro l'apparente stabilità del tutto, se si precipitasse addosso a me per schiacciarmi, io sono più grande di lui. Perché io comprendo ciò che sta avvenendo, comprendo. C'è qualcosa in me che sfugge alla presa di questo immenso cataclisma e lo definisce, lo afferra dal di fuori, lo comprende. Non c'è nulla che possa pagare questa mia persona. Ma ho detto che c'è una legge, la formulo. Si riconosce e si ama la propria identità amando un altro, riconoscendo e amando un altro, tra virgolette. È riconoscendo e amando un altro che incomincia a scaturire la capacità di affezione. Noi amiamo, riconosciamo e amiamo un altro, un uomo riconosce e ama una donna veramente solo come proiezione di una energia di riconoscimento e di amore a se stesso. Perché? Lo dice anche il Vangelo, ama il prossimo tuo come te stesso. Il criterio sorgivo per amare un altro è l'amore che ho me stesso. Noi non amiamo gli altri perché non amiamo noi stessi. Non si è capace di voler bene, di essere amici, se non si è riconosciuto d'essere stati amati o di essere amati dal padre e dalla madre. Chi studia psicologia lo sa benissimo. È psicologicamente documentabile. La percezione chiara di essere voluto, di essere desiderato, di essere stato voluto e amato, di essere amato,
Questo è fondamentale per la sanità psichica. Lo sanno tutti, ma nessuno pensa alla struttura della legge che c'è dentro qui. Se tutto, madre, padre, donna e uomo, non vengono scoperti con ammirazione ed esaltazione, in una contemplazione che inizia da qui, proprio da questa scoperta, non vengono scoperti come segno di una struttura originale dell'essere nostro, di ciò che ci fa essere, essere. Perché in questo momento ciò che sono non me lo dono. Essere voluto. Esistere vuol dire essere continuamente voluto. Voluto. Perciò essere amato. O nella metafora della scuola di comunità, essere chiamato. Dal nulla. Ogni istante. È la consistenza del mio io che tu mi voglia, o Dio. Si ama la propria identità amando un altro. Può non essere guardato da nessuno, ma uno che si accorge di questo è un uomo libero, equilibrato, magari con uno sguardo doloroso sul reale. Ma il dolore è la cosa più sana, esattamente come la risurrezione, come la gloria, direbbe la Bibbia. Perché la gloria o risurrezione, la vita, è attraverso la croce, il dolore. Io ho, diceva D'Annunzio, quel che ho donato. Niente di più illusorio e quindi di più gonfia menzogna. La mia consistenza è quel che ho donato. Questa è la definizione, è una definizione che non si attaglia all'uomo, alla creatura. Io ho solo quel che ho donato. L'esaltazione dunque della consistenza come reattività, della consistenza come violenza. Come reattività e violenza. Io ho quello che sono stato dato. Questa è la frase giusta. Io ho, io sono, io consisto, io ho quello che sono stato donato. Il riconoscimento di questo è l'autocoscienza, da cui scaturisce l'affezione a sé, alla propria vita, all'altro, alla vita dell'altro, da cui scaturisce l'umano, l'umanità. Più io sono consapevole, perciò più sono personalità, più io me ne vado in giro guardando le cose, parlando con gli uomini, con dentro, in trasparenza, la coscienza di questo essere fatto, di questa presenza che mi costituisce, di questo tu, col T maiuscolo, che mi costituisce. E la preghiera diventa la dimensione normale del vivere. Questo è l'abisso che l'età ha scavato nel mio animo, però era una cosa che si scavava dal mio liceo, perché queste cose io le sentivo dal mio liceo. Questa è la forza della libertà, e questa è la forza della creatività, e questa è la forza dell'amare. È la forza dell'affezione, capite? Questo è l'umano, questo è la genesi, la matrice, l'utero, dove viene fuori l'umano. Questo profondo ignoto, questo enigma con le maiuscolo, questo Dio ineffabile che non si può dire,
Questo tu senza occhi, naso e bocca. Questo mistero vivente che dà consistenza al mio io è diventato un uomo che diceva padre, che diceva mamma, che diceva donna, non piangere, che diceva anche voi volete andarvene, che diceva ipocriti, che diceva venite a me tutti voi che non capite, vi siete confusi e stanchi, che diceva ti prego padre, dà la forza d'essere una cosa sola, non, che diceva non vi chiamo più servi, ma amici. Che diceva, uno solo è il vostro maestro, io. Tutti voi siete fratelli. Mi chiamate maestro e fate bene, lo sono infatti. Che diceva, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Che disse, se ho fatto qualcosa, se ho detto qualcosa di male, spiegamelo. E se ho detto bene, perché mi percuoti? Che disse, padre, perché mi hai abbandonato? E che gridò, tutto è compiuto, perché aveva prima detto la grande, grande parola. La grande parola dell'uomo, cioè di Abramo. Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. La natura dell'essere sei tu. La consistenza mia non è la mia immaginazione brancicante d'uomo. Non è la mia, la forma breve della mia sete di vita, ma è la sorgente vera della mia vita di me, sei tu, la mia gloria, sei tu. Questa autocoscienza, dunque, è coscienza della sua presenza. Coscienza della sua presenza tra noi. Se l'autocoscienza ha come suo contenuto ultimo, profondo, la percezione, la scoperta ammirata, contemplante, stupefatta, di un altro che mi costituisce, dal fondo di me, questo altro è diventato uno tra noi. È diventato uno a cui dire tu, ma col volto, con gli occhi, il naso e la bocca, uno a cui si poteva stringere la mano, su cui si poteva mettere, sulla cui spalla si poteva mettere e reclinare il capo. Se dunque il contenuto ultimo dell'autocoscienza è questa realtà che mi fa Dio, la misura dell'essere personale è questa religiosità, questo fondo, questo tu col T maiuscolo, questo enigma con le maiuscole è diventato uno di noi. Nessuno ha visto il Dio. Il Figlio ce lo ha narrato. Chi vede me vede il Padre. Uno di noi. Fate tutto in memoria di me. Memoria, riconoscimento di questa presenza. L'autocoscienza ora. La mia autocoscienza di uomo chiamato a questo incontro di uomo cristiano. Anche noi non comprendiamo niente di che tu dici, ma se andiamo via da te, dove andiamo? Per tu solo hai parole che danno la vita.
Che cos'era la vita nuova 2000 anni fa? Abbiamo detto che l'autocoscienza rappresenta la novità di vita. Uno sente la vita nuova quando più è cosciente di sé. Stare con la sua presenza. 2000 anni fa la vita nuova era stare con la sua presenza, questo sentimento di libertà, di consistenza del proprio io, questo sui sì che parla con autorità, che mi dà consistenza. Era stare con la sua presenza, tanto è vero che scrivi i farisei e tutta la massa che andava per curiosità o per interesse per avere dei miracoli e se ne andava, non avevano questa vita nuova, eccetto per la brevità dell'istante in cui erano là con gli occhi sgranati a sentirlo parlare o a vederlo fare miracoli. 2000 anni fa la vita nuova era stare con la sua presenza. Avveniva stando alla sua presenza come un ribollimento, un rinnovamento di sé. Nasceva l'io con la sua consistenza trasparente, cristallina, con la sua forza viva, con la sua sete e capacità di voler bene, con la sua umanità, insomma, nasceva umano dentro di sé. Giovanni 3, Nicodemo, da Cristo, bisogna nascere di nuovo. In verità ti dico, bisogna nascere di nuovo. Se vuoi capire la realtà, se vuoi entrare nella realtà, bisogna nascere di nuovo. Si nasceva di nuovo così. Insomma, ragazzi, l'autocoscienza è la fede. La fede è riconoscere la sua presenza. Questa è la fede e questa è l'autocoscienza. La coscienza di me, quanto più io risusciterò nelle mie ore, nella mia giornata, la coscienza di questa presenza, facendo tutto, quanto più io riprenderò la coscienza della tua presenza, oh Cristo, tanto più potente è la mia identità, tanto più profondo è la tenerezza verso di me stesso, la misericordia tua verso di me, e tanto più potente è la creatività di rapporto con l'altro. Andate a rileggere Colossesi, primo capitolo, versetti 1 e 23, quando parla della conoscenza del Dio. Amici miei, il primo problema del nostro movimento, il primo problema non è organizzare la comunità, ma proseguire l'annuncio. Non è amicizia tra me e te, se non ti ricordo questo, prima e più di ogni altra cosa. Cogliamo, sorprendiamo con precisione l'attimo e il fenomeno in cui l'autocoscienza entra in azione, cioè il soggetto umano entra in azione. La nostra personalità si muove, il primo istante, il primo tipo di fenomeno, in senso assoluto, l'iniziativa è il desiderio del ricordo. Quando ci si alza al mattino, ragazzi, quando ci alziamo al mattino, che cosa desideriamo? Dobbiamo far fatica, è vero, a trapassare tutta la ganga dei desideri che istintivamente si presentano al nostro cervello, alla nostra coscienza, alla nostra anima. Dobbiamo resistere a questo e penetrare questa ganga per andare al fondo di tutto, a questo desiderio del suo ricordo, perché tale è la preghiera del mattino. Se tutto non arriva a questa sponda ultima, su cui, fragile e nudo come un miserabile, il miserabile dell'essere, che sei tu, che sono io, sta ad aspettare ciò che lo salva, lo compia, ciò che lo realizzi, ciò che lo sfami e lo disseti.
ciò che lo renda padrone di sé e del mondo, perché per questo siamo nati a imitazione di colui che è la nostra consistenza. Se tutto non arriva a questa sfonda prima, tutto diventa inutile. Perciò valore rendere funzione di questa presenza inesorabile, storica, di questo eterno fatto storia, e rendere funzione di questa presenza tutti gli istanti, secondo tutto il loro contenuto. Io non sto strappandomi via dalle vostre affezioni, dei vostri interessi e dei vostri piaceri umani. Io tento di ricondurvi a quella radice di tutto in cui affetti, interessi e piaceri fioriscono in una gloria impensabile e diventano permanenti, diventano veri. La maturazione di questa iniziativa, la capacità di questa iniziativa matura, come storia. Non arrestiamo questa iniziativa, neanche per il tradimento, e il tradimento più ignobile, che è la dimenticanza e la distrazione cui siamo abituati, la delusione di quando ci accorgiamo di non aver fatto, la delusione di quando ci accorgiamo di non aver fatto, è un laccio da rompere. Non lasciamoci prendere da questa delusione. Sapete perché non abbiamo fatto? Sapete perché abbiamo sbagliato? Sapete perché siamo stati distratti? Sapete perché siamo stati ignobilmente dimenticato? Sapete perché abbiamo tradito 100 volte, 1000 volte ieri, lo sapete perché? Dio ha permesso questo perché oggi, ora, tu usi questo disastro come strumento per ricordarti di lui. Quante volte? 1 milione di volte? 1 milione di 1 milione di volte. Sempre. Questo cammino si impara camminando. La maturità avviene facendo. Ma come fai a fare se non sai il cammino? Perciò la norma, la regola fondamentale di questa storia, di questo cammino, è una sola: la sequela, seguire. Seguire. Seguire chi già conosce questo cammino. Comunque. Perché il maestro ti indica con sicurezza, con persuasività, con dimostrazione, il progetto della tua maturità non può venire da te. L'importante nella vita è riconoscere il maestro, perché non si sceglie il maestro. Lo si riconosce. Scegliere il maestro significa andare dietro la violenza dei propri pensieri e dei propri arzigogoli, come leggerete nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 3 e 5. Si chiama autorità, d'accordo, si chiama autorità, ma per amor di Dio distruggete il concetto blasfemo di autorità come lo usate, perché è realmente un cadavere mummificato, è un fossile il concetto di autorità, è uno schematismo rabbioso che mi rende rabbioso, cioè furibondo quando lo trovo, perché non è affatto l'immedesimarsi con la persona, ma è l'immedesimarsi con la persona come valori, con il valore della persona.
Perché una persona può essere più pidocchiosa di te, può essere più possessiva di te, può essere con la testa piccola, ma se tu hai riconosciuto un maestro è per i valori che erano nel suo accento, per i valori. I valori cosa sono? Tutto ciò che ti fa capire e ti allena a proporzionare il destino l'istante. L'istante secondo il suo contenuto, il rapporto con l'amoroso o con tuo padre e tua madre, o con l'insegnante, con l'extra parlamentare, o con la comunità che ti pesa perché non ti lecca il muso. Sono fragile, amici miei, e ho finito, sono fragile, perché vivo solo di questa sequela. Quello che io sono è per la sequela che vivo. Una sequela che passa attraverso i segni degli uomini, di uomini, quei segni che sono degli uomini che Dio ci ha fatto incontrare, ma che col tempo che passa, pur seguendo sempre questi uomini, col tempo che passa divento sempre più evidentemente e direttamente Cristo, l'unico maestro, uno solo. È il vostro maestro. Sono fragile perché vivo di questa sequela degli uomini a una comunità, a un movimento guidato in cui vive la sequela di Cristo. È la sequela di Cristo l'unica ragione di tutto. È il seguire Cristo l'unica cosa che si deve perseguire. Non ho più una consistenza mia. Non ho più certezze costruite da me in una ibris, in un gonfiamento violento di me. E allora la vita cammina per una luce e una certezza e una affezione che non creo con i miei pensieri, che non creo con lo sforzo della mia volontà, ma che mi trovo addosso. Una certezza e una tenerezza, una certezza e un'affezione che mi trovo addosso, seguendo